si sta commettendo un reato, omissione d'atti d'ufficio, e l'accusa mossa all'unisono dai consiglieri comunali di opposizione di Terlizzi, che chiedono le dimissioni del sindaco e che hanno abbandonato l'aula al momento della discussione sul caso Censum, invocando una nuova convocazione della massima assise sul tema, correlata però alla necessaria e dovuta consultazione della documentazione. Gli esponenti della minoranza in sede di consiglio comunale, denunciando di non essere in possesso degli atti, hanno presentato più volte istanza per poter consultare i documenti ai fini della discussione, ma le carte non sono state consegnate. Ho formulato più volte la richiesta di accesso agli atti, ma i documenti non sono mai usciti dalle segrete stanze, ha dichiarato nel corso della massima assise la consigliera Zappatora, un'accusa e una posizione condivisa da tutti gli esponenti dell'opposizione. Molti consiglieri comunali hanno necessità di leggere, di visionare gli atti. Loro da sempre hanno negato gli atti ai consiglieri comunali. Su questa è una vicenda che va a finire alla Procura della Repubblica per un esposto che faremo noi fra poco, se loro non metteranno a disposizione gli atti, che non è questione di chiederli. Gli atti comunali devono essere a disposizione dei consiglieri comunali, altrimenti di che cosa parlano? Invece loro si trincerano dietro l'ANAC, la cosa, la privacy e tutto il resto. Sanno tutto loro, i consiglieri comunali non sanno granché. Che cosa è successo con la dottoressa Panzini? Nessuno lo sa. Non c'è agli uffici. Sappiamo se è stata sospesa, è stata licenziata, se è successo qualcosa. Nessuno sa niente. Questo è un comune in cui la prefettura dovrebbe mettere gli occhi. Dura la posizione degli esponenti dell'opposizione, i consiglieri comunali della minoranza, ripercorrendo la delicata vicenda del caso Censum, hanno sottolineato e denunciato le responsabilità del primo cittadino di Terlizzi. Un ammanco di circa 1.200.000 euro con ulteriore denaro da ricercare, usiamo questo termine, e quindi la questione non è di piccolo cabotaggio o di giochini come dice il sindaco. Il sindaco dovrebbe prendere atto che tutta questa vicenda è maturata durante le sue due consigliature e dopodiché umanamente lo posso comprendere, ma politicamente lui dovrebbe dimettersi.